Domenica! 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 Sonda! Domenica! Sunday! Domenica! 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 Domingo! Dimanche! Domenica! Domenica! Eh sì, dal venerdì passiamo alla domenica con Conto su di te. Alle 20:30 su Rai 2 vi troverete tutti i nostri giochi, tutto il nostro suspense, tutta la nostra gioia di vivere. Vi aspettiamo, Conto su di te. Allora ragazzi, ci siamo capiti? Conto su di te, domenica 20:30 Rai 2. Vi ricordo che subito dopo TG2 Notte Flash andrà in onda International Doc Club. A 00:40 per il club del martedì un raffinato film fantasia di Ernst Lubitsch, Il cielo può attendere, con Jane Tierney e Don Amici. A dopo TG2 Flash. Maserati, la storia. Maserati, l'assoluta stabilità in curva, il perfetto equilibrio delle masse. Maserati, la potenza in progressione nell'assoluta sicurezza. Maserati, il traguardo. Punti di vista. Ron, Enrico Ruggeri, Raff, Gianni Bella, Roberto Soffici, Mario Lavezzi. Cantautori di prestigio per una interprete di prestigio. Punti di vista. Loretta Goggi. Su dischi e cassette. Ponit Cetra. Parlare aiuta a crescere. Con la parola entri in contatto con gli altri, con un conosci e ti fai conoscere. Parlando, anche i tuoi interessi, il tuo futuro, i tuoi affari possono crescere. Parliamone insieme. Banca Commerciale Italiana, la banca con la quale parlare. La pizza, signore. E la sua Würer. Würer. Chi beve bene, mangia meglio. Eccola là. Bella macchina. Ciao, adesso vado. Ehi, ma sta sempre con quel damerino. Pensavo che fosse una storia finita. Se crede di conquistarla con quella roba... Perfida. Guarderò lì il suo regalo. Brava, bella scelta. Tremende le donne. Bello mio. Citroen AX. Un vero gioiello. Buonasera. In apertura, gli sviluppi della vicenda della piccola Serena. I coniugi Giubergia non si rassegnano alla decisione del Tribunale dei Minori di Torino, che oggi ha respinto la loro richiesta di ottenere in affidamento la bambina filippina. Gli avvocati della coppia, il comitato che si batte per il ritorno di Serena a Racconigi, hanno citato in giudizio lo Stato italiano davanti alla Corte Europea di Strasburgo. Secondo i promotori di questa nuova iniziativa, la sentenza che ha allontanato la piccola dal nucleo familiare di Racconigi rappresenta una violazione dei diritti umani. Una grande folla commossa ha partecipato questo pomeriggio a San Severo, vicino Foggia, ai funerali delle 8 vittime della sciagura ferroviaria di ieri. Le ipotesi del disastro sono due.
un difetto nella strutturale strumentazione di guida o un guasto ai freni del locale proveniente da Bari e schiantatosi sulle pensiline della stazione a 100 km all'ora. Ipotesi adesso al vaglio dei tecnici incaricati di condurre due inchieste sulla sciagura. Intanto ancora ritardi, fino a domani, si prevede, sulla linea adriatica. Il paziente deve essere ricoverato sia che paghi il ticket sia che non lo paghi, altrimenti è un reato penale. Lo ha detto il ministro della Sanità, Donat Cattin, in seguito alla confusa situazione creatasi per la riscossione dei ticket. Il ministro ha detto anche come riscuoterli riguarda le singole regioni e questo lo sanno tutti quelli delle USL che hanno sempre riscosso le rette delle mutue e adesso, ha affermato il ministro, non sono più capaci di riscuotere niente. Intanto continuano le iniziative contro i ticket sanitari. Il segretario della UIL Benvenuto chiede che siano ritirate queste misure, dice, improvvisate e inique. Il Partito Comunista promuoverà una petizione popolare per il ritiro dei ticket. Per il Partito Socialista, se da un lato non era più rinviabile l'esigenza di una compartecipazione diretta dei cittadini al costo dei servizi sanitari, dall'altro la vicenda dei ticket ha messo in luce incertezze e contraddizioni che sono la conseguenza di un lavoro affrettato e superficiale. Con un ricevimento offerto da De Mita all'ambasciata italiana a Tokyo si è conclusa la parte ufficiale della visita del Presidente del Consiglio in Giappone. Al ricevimento hanno partecipato il primo ministro Takeshita e i maggiori esponenti del mondo politico ed economico giapponese. In mattinata De Mita, accompagnato dal ministro degli esteri Andreotti, era stato ricevuto a Tokyo dal nuovo imperatore Akihito, che gli ha preannunciato una prossima visita in Italia. In una conferenza stampa di chiusura, De Mita ha risposto ai giornalisti giapponesi che avevano manifestato, in particolare, il timore che il mercato unico europeo possa comportare rischi di chiusura commerciale. Dobbiamo creare le condizioni, ha detto De Mita, perché questo non avvenga. Occorre allargare il mercato comune, perché solo così sarà possibile la continuazione della crescita dei paesi industriali. Domani De Mita visiterà in forma privata l'antica capitale del Giappone, Kyoto. Il rientro in Italia è previsto per dopodomani. Domattina l'Assemblea di Montecitorio riprenderà l'esame del decretone bis sulla manovra fiscale del governo, dopo che oggi per tre volte era mancato il numero legale nelle votazioni sulle pregiudiziali avanzate dalle opposizioni di sinistra. Domani si riprenderà proprio da queste votazioni, che la maggioranza deve vincere se vuole fare approvare il provvedimento già decaduto una volta e successivamente rinnovato. Oggi in Italia non esistono condizioni numeriche né politiche per un'alternativa di sinistra come quella proposta dal Partito Comunista. Lo ha detto Craxi intervenendo alla riunione dei parlamentari europei a Sorrento, sostenendo che tale alternativa sarebbe una riesumazione del Fronte Popolare, destinata alla sicura sconfitta. La situazione politica in Italia è tale, ha aggiunto Craxi, che il PSI, per assicurare la governabilità del Paese, deve collaborare con la DC in una coalizione piena di tensioni e di difficoltà. Per quel che riguarda i rapporti con il Partito Comunista, Craxi ha detto che occorre superare le ragioni della scissione, ma che questo può avvenire solo con una evoluzione priva di ambiguità dei comunisti italiani, a cominciare dal mutamento del nome, giacché, ha detto Craxi, se si è socialisti bisogna chiamarsi socialisti e dirlo chiaramente. Accordo raggiunto nella maggioranza sulla legge per la televisione. Dopo un ennesimo vertice del pentapartito svoltosi nel pomeriggio, il ministro delle Poste Mammì ha annunciato gli emendamenti del governo al disegno di legge sulla televisione. Le principali novità riguardano le risorse, che saranno divise fra televisione pubblica e private al 50%, ma solo per due anni. E poi i limiti alla proprietà di giornali e TV. In sostanza, se Berlusconi vorrà mantenere tutte e tre le sue reti, dovrà cedere le sue proprietà nel settore dei quotidiani. Gorbaciov a Cuba. Dopo le grandi accoglienze, il leader sovietico affronta con Fidel Castro i nodi di un complicato rapporto. Cuba, che mostra freddezza verso la perestroica, e l'URSS, che resta comunque il principale finanziatore della traballante economia dell'isola caraibica. È un dialogo formalmente caloroso, e la grande folla schierata sta a sottolinearlo, ma che difficilmente potrà portare a convergenze di sostanza. Cuba resta ferma su posizioni che per Gorbaciov vanno superate. Fra i due leader c'è comunque un grande affetto e per ciò che Cuba ha significato nel Centro America da oltre 30 anni.
Giornata tranquilla alla Borsa di Milano. L'indice è cresciuto dello 0,29% e rispetto all'inizio dell'anno è in progresso del 2,5%. Dollaro in netto calo. A Milano è stato fissato a 1372,75 centesimi, 14,20 lire meno di ieri. È la conseguenza dell'intesa contro il superdollaro raggiunta nei giorni scorsi a Washington dai 7 paesi più industrializzati. Per domani è in programma un'interessante giornata di calcio con il primo turno delle semifinali delle Coppe Europee. La RAI trasmetterà in diretta le 3 partite nelle quali saranno impegnate le squadre italiane. Dalle 18.55 su RAI 3, Malins-Sampdoria per la Coppa delle Coppe. Dalle 20.25 su RAI 2, Napoli-Bayern con esclusione della zona di Napoli per la Coppa UEFA. E dalle 20.55 su RAI 1, Real Madrid-Milan per la Coppa dei Campioni. Seconda parte del giornale, gli approfondimenti. Il 4 aprile del 1949 nasceva il Patto Atlantico. Sono passati 40 anni. Cerimonie ufficiali oggi a Bruxelles, sede degli organismi della NATO. Ma 40 anni fa la nascita del Patto Atlantico non fu senza polemiche, neanche in Italia. Il servizio è di Arturo Gismondi e di Mariano Squillante. Il Trattato di difesa del Nord Atlantico è firmato a Washington il 4 aprile 1949. Alla firma del trattato partecipano i ministri degli esteri di Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Francia, Italia, dei paesi del Benelux, del Portogallo, della Norvegia. In un secondo momento, al fianco sud della NATO, si aggiungeranno Grecia e Turchia. Per l'Italia è presente il ministro degli esteri del quinto governo De Gasperi, Carlo Sforza, repubblicano, antifascista, fra i fautori più convinti della necessità di inserire l'Italia in un solido quadro di alleanze internazionali. I veri protagonisti di questa svolta nella politica del mondo occidentale sono fuori dell'Europa continentale. Novembre 1946. Winston Churchill, nello storico discorso di Fulton, usa per primo un termine destinato a segnare i decenni futuri. Una cortina di ferro, dice, è calata sull'Europa, da Trieste al Mare del Nord, a Stettino. È la prima risposta alla politica di annessione fatta da Stalin nei paesi occupati dalle truppe sovietiche dopo la guerra. Politica che il dittatore sovietico interpreta come la naturale conclusione degli accordi fra i quattro grandi a Yalta e Potsdam. La voce di Churchill non resta a lungo isolata. 12 marzo 1947. Il presidente degli Stati Uniti proclama quella che verrà definita la dottrina Truman sul contenimento dell'espansione del comunismo nel mondo. Gli Stati Uniti lanciano il piano Marshall per aiutare l'Europa a ricostruire le rovine della guerra. Sembra il baluardo più sicuro alla diffusione del comunismo sul continente. La risposta di Stalin è anzitutto di tipo politico. 23 settembre 1947 nasce l'ufficio di informazione dei partiti comunisti, il Cominform. Prende il posto della disciolta internazionale. Il consolidamento del dominio di Stalin nell'Europa orientale non si arresta. Febbraio 48, colpo di Stato comunista a Praga. La Cecoslovacchia, che ha ancora un governo di coalizione nel quale i comunisti sono in minoranza, passa sotto il dominio sovietico. L'anno prima, il 17 marzo 1947, Francia e Inghilterra, con Olanda, Belgio e Lussemburgo, prendono l'iniziativa del Patto di Bruxelles. È la prima risposta allo strapotere dell'Unione Sovietica. La svolta decisiva è dell'11 giugno 48. Il Senato americano autorizza Truman a costituire patti militari per la difesa dell'Europa. Le ripercussioni non si fanno attendere in Italia. Già dal maggio 1947 comunisti e socialisti sono stati sbarcati dal governo. Il 18 aprile la sinistra unita nel Fronte Popolare è sconfitta dalla DC di De Gasperi. Le immagini del colpo di Praga sono state forse decisive. Comincia un'azione diplomatico-politica complessa fra Roma, le capitali europee e Washington. Il ministro degli esteri Sforza e De Gasperi si rendono conto dell'ineluttabilità dell'adesione italiana ai patti che si vanno preparando. Comunisti e socialisti sono contrari. Si sviluppa una forte campagna pacifista. Marzo 1949. Al dibattito parlamentare si arriva in un clima di tensione. Le sinistre, delle quali Togliatti è ormai leader incontrastato, mettono in atto l'ostruzionismo.
in un clima tumultuoso, segnato anche da manifestazioni popolari contrarie al patto di guerra, il 18 marzo 1949 la Camera vota. 342 sì, 170 no, 19 astenuti. Sono i Missini e la sinistra socialdemocratica. Per decenni il patto atlantico divide le forze politiche italiane. Il PSI rivede le sue posizioni dopo l'invasione dell'Ungheria del 1956 e in modo definitivo nel congresso di Napoli del 1959. La revisione del PCI tarda ancora. Per successive ammissioni si arriva al 1976, quando Berlinguer afferma che la NATO è uno scudo difensivo per il paese. Nel gennaio 1978, per la prima volta, tutte le forze politiche approvano alla Camera un documento comune, accettato anche dal PCI, che ammette la collocazione dell'Italia nell'alleanza militare del Patto Atlantico. Nel mondo, la Costituzione del Patto Atlantico fissa equilibri destinati a durare per i successivi 40 anni. I successori di Stalin sanciscono i nuovi rapporti militari mondiali con la firma del Patto di Varsavia, il 14 maggio 1955. I due patti militari si fronteggiano in Europa. Altri patti nascono in altre parti del mondo. Il risultato è un equilibrio rotto da guerre locali, che però preserva l'umanità da guerre totali e distruttive, rese più micidiali dal possesso delle armi nucleari da parte di ambedue le superpotenze. La NATO, si dice in questi giorni, ha raggiunto lo scopo di conservare la pace, e su ciò ormai c'è un vasto accordo. Ma gli ultimi anni, il 1988 in particolare, hanno aperto la via ad una speranza ancora più grande. Dalla guerra fredda alla distensione, gli accordi fra Gorbaciov e Reagan fanno sperare in qualcosa di più, il passaggio ad una fase di cooperazione mondiale. Per la prima volta nella storia, intanto, si distruggono armi accumulate negli arsenali militari. Adesso il TG2 vi presenterà due personaggi particolari. Lui è americano ed è qui con noi in studio. Lei è sovietica e si trova nella nostra sede di Firenze. Fra un istante daremo la parola a Roberto Amien, che ci spiegherà di che cosa si tratta. Prima però lasciamo che l'americano saluti la collega in russo. Prego. Добрый день, здравствуйте, я говорю плохо по-русски, но я хочу сказать, что я думаю, очень хорошо говорить с вами сегодня. Мне тоже приятно видеть вас, коллега. Molto piacere vederla. Мы с вами еще не встречались. Ecco, sono due colleghi che si salutano, ma questi signori fanno un lavoro un po' particolare, sono due astronauti. E siccome gli astronauti sono o americani o sovietici, ce ne sono pochissimi di altre nazioni, abbiamo il signor Jeffrey Hoffman, che è astronauta americano e ha volato lo shuttle nel 1985, e la signora Svetlana Savitskaya. Cominciamo con il signor Hoffman per parlare un attimo dello spazio, visto dallo shuttle. Abbiamo un filmato che possiamo commentare direttamente con Mr. Hoffman e mostra il volo a cui ha partecipato Mr. Hoffman, che doveva recuperare un satellite in avaria, vero Mr. Hoffman? Ecco, e il signor Hoffman diciamo che è il primo bricoleur dello spazio, no? Il primo uomo che si è dedicato al bricolage spaziale. Infatti lì stanno costruendo una paletta che serve per bloccare un satellite. E vogliamo spiegare di che cosa si tratta, Hoffman? Normally when we take the shuttle up, we launch a satellite and the satellites then take care of themselves to go into geostationary orbit. I satelliti poi entrano in orbita da soli. Questa volta il satellite non si è attivato. Ecco, l'unica possibilità che avevamo per aggiustarlo era di spostare un piccolo interruttore che si trovava sull'esterno. Avevamo bisogno di uno strumento speciale che abbiamo dovuto portare fuori dalla navicella, appunto abbiamo fatto questa passeggiata spaziale, per poter manipolare, per poter toccare questo interruttore. Ecco, abbiamo cercato di attaccare questo strumento da noi preparato a questo braccio mobile. Ecco, cercando in questo modo di
azionare questo interruttore. Ecco, questo, per questo lavoro non avevamo fatto nessuna pratica, non ci eravamo allenati. Ecco, e quindi questo mostra il valore di avere degli esseri umani nello spazio che possono reagire appunto a situazioni non previste, cosa che non è possibile fare se ci sono delle macchine a bordo. Ecco, questo è un membro dell'equipaggio che sta azionando il braccio. Ecco, ecco questo interruttore sta per essere in posizione. Ecco. Se si fosse trattato di un film di Hollywood, ecco, ci saremmo riusciti senz'altro la prima volta. Però questa è stata una ripresa in diretta e ci siamo resi conto che, nonostante ce l'abbiamo fatta, l'interruttore non era il problema. Hoffman, ma com'è lo spazio visto, com'è la Terra vista dallo spazio? Noi abbiamo sentito molte testimonianze anche di astronauti che sono andati nello spazio recentemente, parlano un po' dell'inquinamento, parlano di questa situazione della Terra. Qual è la sua esperienza? Come ha osservato lei la Terra? Quando ho visto la Terra sullo sfondo di questo spazio infinito, ecco, fino allora non avevo capito come può essere lo spazio visto da quell'altezza. Ecco, si vede la Terra, si vede una piccola linea blu e ho visto come l'atmosfera che protegge la Terra sia uno strato sottilissimo, questo strato di isolamento è veramente sottilissimo. Ecco. E quindi si è anche reso conto di quanto facilmente si può contaminare questo piccolo strato che è l'atmosfera. Signora Savitskaya, qual è la sua esperienza? Condivide la descrizione di Hoffman? La Terra è coloratissima, dai colori luminosissimi, un grande globo. Parlando invece dell'inquinamento, certo si vedono dallo spazio, ma si vedono non solo dallo spazio. Ho lavorato molto come pilota e posso dire che l'inquinamento della Terra, dagli scarichi industriali, si vede anche da 10.000 metri, dall'aereo. E poi posso dire che dallo spazio la Terra sembra non solo piccola, ma indifesa. Torniamo a Jeffrey Hoffman. Stare nello spazio significa lavorare, vivere, fare le operazioni che fanno le persone tutti i giorni. Significa anche un pochino giocare. Abbiamo preparato un filmato in cui si vedono alcune attività, diciamo, di gioco degli astronauti. Se la regia lo può mandare in onda, lo commentiamo con Hoffman. Ecco, siamo all'interno dello shuttle. E c'è un collega. I would like to explain what it is we're doing here. Vorrei spiegare cosa stiamo facendo. Questo è qualcosa che abbiamo fatto per i bambini. Volevamo mostrare qualcosa per girare un film per le scuole, in modo che i bambini potessero vedere direttamente come si svolge la vita nello spazio e come è diversa dalla vita sulla Terra. Ecco perché abbiamo deciso di usare qualcosa che tutti i bambini conoscessero, i giocattoli. Ecco, non devo spiegare esattamente di che giocattoli si tratta, sono giocattoli universali, internazionali, che tutti conoscono. Qui abbiamo delle biglie che contengono delle calamite all'interno, ecco perché si muovono in queste direzioni così diverse. I bambini sono affascinati da queste immagini e un buon professore, un buon maestro può usare questo filmato per far sì che i bambini pensino al perché delle cose, perché le cose sono così diverse nello spazio rispetto alla Terra. Non riguarda solamente i bambini, naturalmente, perché uno dei motivi per i quali stiamo facendo degli sforzi scientifici, degli esperimenti scientifici nello spazio, vedere nuove possibilità di elaborare, di trasformare i materiali. Ecco, questo perché non solamente i giocattoli si comportano diversamente, tutto, i liquidi, il corpo umano, c'è molto nello spazio che ancora dobbiamo imparare, cose che speriamo di poter usare in ricerche di laboratorio, magari produrre cose che non possono essere prodotte qui sulla Terra. C'è una grossissima ricchezza nello spazio che dobbiamo cercare di usare. Ecco, vorrei fare un'ultima domanda per concludere a tutti e due. Quali sono, secondo voi, le prospettive dell'uomo nello spazio? Possiamo tracciare uno scenario per il futuro dell'uomo nello spazio? Hoffman. Quando la mente umana può pensare
ad un universo più ampio. Spero che ci sia la capacità tecnologica e anche la volontà politica ed economica di dare la possibilità agli esseri umani di esplorare questo nuovo mondo. Signora Savitskaya. Il futuro dell'uomo nello spazio praticamente è senza limiti, e il futuro dell'uomo è nello spazio, non perché forse vivrà o non vivrà nello spazio, forse ci saranno insediamenti nello spazio, ma il futuro del nostro pianeta è nello spazio, il futuro della vita sulla Terra è legato alla conoscenza dello spazio. Possiamo fantasticare per ora, ma credo che la scienza spaziale è il futuro della civiltà umana. Grazie a Svetlana Savitskaya e grazie a Jeffrey Hoffman che ci hanno dato questa testimonianza, una testimonianza che riguarda la vita attuale nello spazio e quelle che saranno le prospettive future di questa vita dell'uomo nello spazio. Grazie. E noi andiamo avanti con altri servizi e altre notizie. Mariangela Melato, Giuliana Dessio, Nino Manfredi, Gina Lollobrigida, Nanni Roy, Citto Maselli, Carlo Verdone e numerosi altri attori e autori italiani si sono riuniti in un teatro a Roma per discutere dei problemi che riguardano la loro categoria. Problemi pesanti, a quanto pare. Carlo Picone. Nel nostro paese, culla del diritto e della cultura, l'arte dello spettacolo, inteso come espressione di impegno sociale e civile, non è propriamente tutelata e salvaguardata. In particolare l'attività professionale degli attori e la creatività degli autori risultano spesso abbandonate a se stesse per la mancanza di strutture, codici di comportamento e norme legislative di regolamentazione. Di qui uno scadimento della dignità e del livello dei prodotti cinematografici e teatrali che sfocia in una crisi collettiva di lavoro e di idee. È quanto è emerso al Teatro Argentina di Roma nel corso di una affollata conferenza stampa indetta dal SAIAS, il sindacato attori italiani, per confrontare e dibattere i problemi della categoria. Al nostro microfono Pino Caruso, segretario dell'associazione. I motivi sono quelli di volere noi insieme alle altre forze del cinema partecipare alla discussione circa un modo di fare un cinema che possa essere più competitivo, che possa conquistare i mercati, che sembrava che noi fossimo contro gli attori stranieri, che noi chiedessimo leggi protezionistiche, niente di tutto questo. Noi soltanto vogliamo essere propositori di dubbi, vogliamo chiederci insieme alle altre forze se si può fare un poco meglio il cinema italiano, quali sono le vie, quali sono i modi per essere pronti ad affrontare l'Europa. Vogliamo partecipare alla discussione. E adesso canzoni, quelle napoletane d'autore dal 400 al 900. Si tratta di un patrimonio artistico noto e amato, ma in parte ancora da scoprire. Una passione per la grande melodia che sembra rifiorire. Prova convincente di questa tendenza il concerto a Roma di una giovane cantante napoletana, appunto. Forse sbaglia chi vorrebbe un museo per la canzone napoletana. Versi e musiche scritte lungo l'arco di 5 secoli chiedono soprattutto interpreti ed esecutori. Il pubblico c'è sempre e quel che si è perduto in estensione lo si riguadagna in profondità. La canzone napoletana diventa così un prezioso scrigno di perle da scoprire, capire, godere. Per estremizzare la parabola si può dire dalla strada all'università. E non è un gioco di parole. Nell'aula magna dell'Università La Sapienza di Roma, la canzone napoletana è entrata davvero, col concerto organizzato dall'Associazione Culturale Campania Felix. E c'è entrata con 2 strumenti classici, chitarra e mandolino, e una voce giovane ma anch'essa classica, per tonalità, calore, stilemi, la voce di Consiglia Licciardi.
un legame magico con le grandi voci del passato, come Elvira Donnarumma o, soprattutto, come Gilda Mignonetta, le cui interpretazioni consiglia Licciardi si riallaccia, frutto di approfondito studio sugli antichi spartiti e di grande passione. Dagli archivi dei conservatori di musica, dalle vecchie collezioni dei cultori di poesia, sono uscite intatte le note, il recitato, lo stile di canto a piena gola o a filo di voce, il segno di una cultura poetica e musicale che in tante sue espressioni ha conquistato il mondo. Di suo, oltre alla voce suggestiva, ora fine, ora tesa e persino viscerale, Consiglia ci mette una sensibilità tutta particolare. Non si sovrappone alla canzone, ma l'accarezza, risvegliando in chi l'ascolta il brivido di un'emozione sedimentata, ma non spenta. Non spenta, come la canzone napoletana, quando la si canta così. C'è ancora qualche notizia di poco fa. Il governo e la Chiesa polacca hanno concordato a Varsavia un progetto di legge che dovrà regolare i rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica all'interno del paese. Questa è la principale precondizione per la piena normalizzazione delle relazioni diplomatiche fra Polonia e Santa Sede. Secondo quanto ha reso noto l'agenzia polacca PAP, il progetto, che dovrà essere approvato dal Parlamento, è stato siglato dal Ministro degli Affari Religiosi e dall'Arcivescovo di Poznan. E in Unione Sovietica sono stati resi noti i risultati definitivi delle prime elezioni democratiche svoltesi il 26 marzo. Dunque l'87,6% dei candidati eletti sono membri del partito. Le donne sono il 17,1%, gli operai il 18,6%. Altissima l'affluenza alle urne, quasi il 90%. Domenica prossima, in 195 delle 1500 circoscrizioni, nuove elezioni di ballottaggio fra i candidati che non hanno raggiunto la maggioranza necessaria. Il TG2 finisce qui, dopo il Meteo International Dog Club. Grazie, a domani.